festa della mamma. Ma al di là di questo e come altri eventi ampiamente commercializzati, siamo seri sugli aspetti veramente difficili dell'essere mamma oggi. Mamma per lo più si associa a bambini, madre, festa della mamma, ma pensiamo a tanti bambini che non hanno potuto dire questo meraviglioso nome mamma perché non sono mai venuti alla luce perché la loro madre ha abortito, lo Stato agevola l'aborto. Pensiamo a quei bambini che non possono dire mamma perché si trovano tra due babbi o tra due mamme e perché lo Stato consente e benedice l'unione gay. Ma ci saranno figli che non potranno mai imparare la parola mamma perché prima o poi passeranno l'adozione e lo so che si preme per questo perché lui, più lui, vogliono avere il conforto di avere un bambino che non farà mai a dire mamma perché ha due babbi. Ebbene, se questo è civile, se questo è civiltà, se questa è unioni civili, questo è il collasso di una società. Ma come siamo ridotti? Pensiamo a quei bimbi che la mamma non la vedono quasi mai perché deve lavorare, perché lo Stato promuove le pari opportunità. Lavora il babbo, lavora la mamma e i bambini sono nelle strutture sociali, negli asili nido e poi imparano ma la loro etica con i compagni o nelle discoteche. Ma dove siamo? Ma questa è poi diciamo la festa della mamma. Ma quale mamma? Una volta mamma si associava a un'idea forse un po' romantica, l'angelo della casa, accudiva alla casa, guardava i bambini e li curava, li seguiva con attenzione, guardava gli anziani, non li affidava qualche badante. Questa, siamo sicuri che abbiamo migliorato la condizione della mamma? Ebbene, quante retorica in questa festa. E allora perlomeno consoliamoci rivolgendoci a quella vera mamma che è il nome di Maria. E qui ai margini della terra di questa comunità famiglie di Betlemme, una maestà in onore di Maria, la mamma che il Signore ci ha dato, ci ha donato dalla croce quando disse a Giovanni: ecco tua madre. E non era ovviamente solo per Giovanni, ma Maria è una icona in cui non si vede molto il volto. In effetti spesso i volti di Maria e le varie icone tradiscono un po' la vera essenza di questa madre celeste, che si coglie in due tratti: uno nel suo Magnificat. Maria del Magnificat non è la Maria sempre composta, sempre china, sempre, è una passionaria, una rivoluzionaria che dice che il Signore ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha soccorso i poveri, ha rimandato i ricchi a mani vuote. È una Maria depositaria della tradizione biblica, si è ricordato il Signore del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre. Questa Maria è la Maria vera, una Maria che lotta con la fede, lotta per il regno del Signore, è una Maria che lotta con l'umiltà, è una Maria che ai piedi della croce soffre. Questo è il problema di tante mamme, di tante donne che non tengono più questo sacro soffrire ai piedi della croce. Stabat Mater, stava la mamma col dolore grande come quello di un oceano perché vedeva il suo figlio trafitto dal
dal popolo che pure amava. Ebbene, oggi quanto questa nostra madre ha da insegnare a noi e a tante madri come si può soffrire, come si può tenere la famiglia unita pur soffrendo, come si può conservare e alimentare nella famiglia la fede nel Dio che soccorre, che viene in soccorso. Che sia questa forse la miglior modo di festeggiare questa festa della mamma che si avvicina, pensando alla nostra Madre Celeste.